Oggi abbiamo affrontato la questione del populismo nella sua variante turca e il mio intervento riguardava come il caso turco rappresentasse un paradosso di un paese che ha iniziato il proprio percorso con questo partito al governo, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, votato alla democratizzazione del paese e finendo 17 anni dopo in una forma vera e propria di autoritarismo. E in questo abbiamo visto come, per esempio, nei primi anni i discorsi fossero molto più concilianti, molto più votati a creare meno polarizzazione, nonostante comunque ci fossero già elementi populisti che indicavano il popolo puro contrapposto alle élite corrotte. E questo nel tempo è andato aggravandosi e costruendo proprio un paradigma discorsivo che è diventato una costante dei discorsi del presidente, dove queste élite corrotte ormai hanno anche assunto le forme più svariate. Un aspetto, per esempio, molto interessante che emerge dalle analisi dei discorsi del presidente nei 17 anni è che nella prima fase di governo, quindi quella che va dal 2002 al 2007, i discorsi sull'Unione Europea sono molto positivi e come sono positivi sono addirittura presentati, cioè l'adesione della Turchia, una possibile adesione della Turchia in Unione Europea è presentata come addirittura espressione della volontà nazionale. E mentre col tempo, dopo che il processo di adesione si è arenato e si è bloccato e quindi andando avanti col tempo, il peso dell'Unione Europea diminuisce e nei discorsi fatti al pubblico l'Unione Europea, l'Europa, gli Stati membri, a volte anche le istituzioni europee, vengono criticate come degli intrusi esterni che vogliono anche loro minare la volontà del popolo e quindi l'ordinamento turco e addirittura sono accusati di non capire che quello in Turchia è la vera democrazia, mentre loro insomma si arrogano il diritto di criticare e di dire queste cose, quindi è molto interessante anche da questo punto di vista.